per vedere che cosa è successo in questo lunedì fino a questo momento. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Iniziamo facendoci aiutare dai titoli delle principali notizie. Profonda commozione in tutta la comunità pistoiese, non solo per l'improvvisa morte di Laura Porta, 37 anni, infermiera deceduta per un malore ieri pomeriggio all'ospedale di Pistoia. La giovane era incinta, neonato in gravi condizioni al Meyer. Troppo gravi danni alla passerella pedonale sulla tangenziale di Pistoia dopo che questa mattina un camion ha sbattuto contro il ponte. Decisa la demolizione, la struttura verrà abbattuta domani, enormi ripercussioni sulla viabilità. Nuovi incentivi per combattere l'inquinamento da PM10, polveri fini. La Regione Toscana erogherà 6 milioni di euro per la sostituzione di generatori di calore già installati nelle case. Tanta gente ai corsi mascherati a Pistoia e a San Marcello. I due eventi carnevaleschi sono stati recuperati ieri dopo il rinvio di 8 giorni a causa del maltempo. Primo punto per la pistoiese targata a Parigi contro il Mezzolara. Gli arancioni hanno interrotto la striscia di 6 sconfitte consecutive. Bene l'aglianese, per i neroverdi invece sono 5 i successi nelle ultime 6 partite. Profonda commozione in tutta la comunità pistoiese, non solo per l'improvvisa e sconcertante morte di Laura Porta, 37 anni, deceduta ieri pomeriggio all'ospedale di Pistoia. La giovane, che era giunta al San Jacopo dopo aver accusato un malore, era incinta all'ottavo mese. Laura è deceduta dopo il parto d'urgenza, il neonato è stato ricoverato ed è in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Meyer. Laura Porta era infermiera al carcere di Prato e volontaria della Misericordia di Pistoia. Al momento del malore si trovava in casa con il compagno. Ci stringiamo con forza intorno al compagno e ai familiari di Laura per questa enorme tragedia. Queste le parole di Davide Nucci, presidente dell'Ordine degli Infermieri Interprovinciale di Firenze e Pistoia. Laura era stata una mia studentessa, aggiunto Nucci. Era una collega con una grande motivazione e con un entusiasmo contagioso. Su questa scomparsa c'è stato anche un comunicato dell'ASL che ha sottolineato come tutti i medici, infermieri presenti in quel momento si sono prodigati per l'urgenza, ma purtroppo per Laura non c'è stato niente da fare. La testimonianza del personale della Misericordia di Pistoia, lei era volontaria proprio lì. Oggi è una giornata difficilissima per tutta la comunità della Misericordia di Pistoia. La scomparsa di Laura Porta sicuramente ha colpito duramente tutta la nostra comunità, oltre ovviamente la famiglia, i familiari, gli affetti più cari. La Laura è arrivata da noi nel periodo del Covid, faceva i trasferimenti con l'ambulanza biocontenimento, era una persona estremamente preparata, non a caso faceva infermieristica. Una ragazza solare, una ragazza fantastica, sempre serena, sempre sorridente. E sinceramente siamo ancora scioccati. Difficile girare pagina, ci proviamo. Troppo gravi danni alla passerella personale sulla tangenziale di Pistoia dopo che questa mattina un camion ha sbattuto contro l'attraversamento. Vediamo. Dovrà essere completamente demolita la passerella pedonale sulla tangenziale di Pistoia, danneggiata dall'urto con un escavatore trasportato su di un camion. Lo hanno stabilito le verifiche condotte sull'attraversamento. È la terza volta in pochi mesi ormai che alcuni mezzi di dimensioni eccezionali passano di lì e colpiscono la passerella. La cosa che è successa anche stamattina, si trattava di un camion per il trasporto di mezzi pesanti e quindi era un camion sopra il quale c'era un escavatore con un braccio molto lungo e quindi il danno questa volta è anche di maggiore entità rispetto alle volte precedenti. Nell'impatto avvenuto in direzione nord intorno alle 11 è stata anche divelta una delle telecamere che monitorano il traffico e subito dopo, secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, due auto si sono tamponate. Una delle persone coinvolte è stata portata dai soccorsi inviati dal 118 in codice verde al San Jacopo. Dato l'allarme, la tangenziale è stata chiusa prima in direzione della montagna, quindi anche in quella sud tra le uscite di Pistoia Ovest e Ponte Europa, per consentire tutte le verifiche sulla struttura che proprio per i precedenti incidenti era stata interdetta al passaggio dei pedoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la municipale, i carabinieri.
quanto accaduto ha sin da subito causato pesanti ripercussioni su tutta la viabilità. I mezzi deviati su quella ordinaria hanno finito per creare code e rallentamenti in gran parte della zona ovest della città. Conclusi i controlli, il comune di Pistoia ha quindi incaricato una ditta affinché provveda in tempi rapidi alla messa in sicurezza della strada, che è di competenza dell'ANAS, attraverso la demolizione del sovrappasso. Il via ai lavori è previsto nella mattina di martedì 20 febbraio e fino al completamento dell'intervento il tratto della tangenziale sarà chiuso al traffico. La previsione è che i lavori si concludano nella giornata di mercoledì. La salma di Alessio Scini potrà essere restituita alla famiglia. Si potranno svolgere così nei prossimi giorni i funerali del tecnico tessile di 57 anni, ucciso lo scorso 8 gennaio davanti alla sua abitazione di Agliana. Dopo la conclusione degli esami da parte del medico legale la scorsa settimana, il sostituto procuratore Leonardo De Gaudio ha rilasciato l'autorizzazione alla sepoltura, ma non alla cremazione della salma, che fino ad oggi si trovava all'obitorio dell'ospedale San Jacopo di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo l'unico indagato per l'omicidio di Scini rimane il cognato e vicino di casa Daniele Maiorino, che, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, si è sempre professato innocente. Oggi il suo legale, Katia Dottore Giachino, ha presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza con il quale il Tribunale del Riesame di Firenze aveva respinto la richiesta di scarcerazione. Sono in fase di conclusione i lavori in via Tripoli a Montecatini. Ma io spererei che si sia giunti finalmente al termine. Settimana prossima verrà effettuato il collaudo delle opere e se il collaudo, come auspichiamo, sarà regolare e positivo, subito dopo andremo dietro con i lavori di sistemazione della strada e la riapertura al normale traffico. Il cantiere in via Tripoli era stato aperto lo scorso 15 maggio. Dunque, come dice il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici di Montecatini Terme, Alessandro Sartoni, al massimo entro la prima settimana di marzo la strada dovrebbe essere riaperta alla normale circolazione. L'intervento è consistito nella messa in sicurezza di un tratto del reticolo idraulico di Montecatini Terme per escludere un potenziale dissesto idrogeologico. Sotto via Tripoli transita il Salsero. Il Salsero è stato intubato nel 1957 e dal 1957 a oggi nel sottosuolo non sono stati fatti interventi. A seguito di una video ispezione di tutti i torrenti tombati cittadini era stato valutato questo tratto del Salsero come quello potenzialmente più pericoloso, quindi sono stati fatti interventi nel sottosuolo per garantire che per i prossimi 50 anni si possa tranquillamente transitare su via Tripoli in direzione sud-nord senza ritrovarsi magari nel letto del Salsero perché cede una delle due spallette del corso del torrente. L'investimento complessivo è stato di 900.000 euro, tutti derivanti dai fondi del PNRR, cifra che comprende lo studio progettuale e l'esecuzione dei lavori. A breve dovremo approvare anche il progetto che riqualifica la strada in quanto tale, negli spalti traffico, nel manto stradale, nell'illuminazione pubblica e nel verde, ma questa è una cosa che poi evidentemente sarà realizzata in un secondo momento. Nuovi incentivi per combattere l'inquinamento da PM10, le polveri fini, arrivano dalla Regione. La Regione Toscana ha pubblicato il bando Casa Zero Emissioni, finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni dell'area superamento Piana Lucchese, su cui ricadono anche Buggiano, Chiesino Zanese, Masse Cozzile, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Piavagnevole, Ponte Buggianese e Uzzano, per un totale di 6 milioni di euro. L'obiettivo è la dismissione dei generatori di calore già installati a uso residenziale alimentati a biomassa, compresi i caminetti a focolare aperto o a gasolio con un impianto a pompa di calore ad alta efficienza, al quale è possibile abbinare pannelli fotovoltaici e solare termico. Dal 15 di febbraio 2024, sulla piattaforma di sviluppo toscana, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i cittadini possono chiedere il contributo fino a 9.000 euro per sistemi alimentati a solare e fino a 12.500 euro per quelli alimentati con fotovoltaico. Le spese ammissibili saranno quelle effettuate a decorrere dal 15 febbraio 2024. Invito tutti i cittadini a verificare le condizioni sul sito di Sviluppo Toscana, perché ci sono questi 6 milioni di euro dedicate a questi 14 comuni e sono non solo un modo per
combattere appunto le polveri sottili, ma penso anche un modo per una transizione ecologica che sia davvero alla portata di tutti. È un contributo chiaramente in quota parte, come già è avvenuto anche nell'altro caso, però a differenza della vicenda dei caminetti si parla di 6 milioni di euro. Ad esempio, se devo sostituire un caminetto a focolare aperto con un nuovo impianto a pompa di calore, anche ibrida, l'incentivo è fino a un massimo di 6.000 euro. Adesso può essere abbinato un impianto fotovoltaico con un incentivo fino a un massimo di 3.000 euro, con un sistema di batterie di accumulo fotovoltaico incentivato fino a 3.500 euro. Il contributo massimo erogabile è quindi, come detto, di 12.500 euro. Il tema delle polveri sottili riguarda la nostra salute da vicino, come dicono molti studi, e anche perché può essere un modo per contenere i costi energetici della propria abitazione. Andiamo ad Agliana, dove nei giorni scorsi si è tenuto un incontro sull'ambiente e la legalità. Un rapporto tra mafia e capitalismo. Perché la mafia non è quella di film, non è quella che abbiamo visto, le stragi, i morti ammazzati. Oggi lavora con i colletti bianchi, arrivano, penetrano il territorio, portano milioni di euro, li riciclano e con grande silenzio e con grande pazienza occupano sempre più spazi nel nostro territorio. Nei locali del centro Madre Teresa di Calcutta ad Agliana si è svolto un incontro sull'ambiente e la legalità, dall'inchiesta Cheu ai fondi del PNRR. Ad organizzarlo il presidio di Libera Don Beppe Diana e il circolo Lega Ambiente di Pistoia. Con le nuove sfide del PNRR e il rischio che queste comportano se il sistema non tiene alta l'attenzione, anche qui a Pistoia rischiano di diventare sempre più radicali fenomeni mafiosi, che oggi anche in Toscana sono sempre più radicali e sempre più connaturati anche al nostro modello produttivo. Purtroppo nessun territorio, nemmeno della Toscana, è immune da rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. La criminalità ambientale ha una marcia in più in quanto si insinua in quelli che sono gli spazi che purtroppo, diciamo, la cattiva amministrazione del territorio da una parte, le leggi che sono molto spesso farraginose consentono, diciamo, l'apertura di questi spazi, e le mafie provano appunto a sfruttare questi spazi. Purtroppo dappertutto in questo paese, dappertutto dove c'è un circuito economico significativo, ci sono degli imprenditori onesti, ci sono delle persone che vogliono vivere del loro lavoro, che hanno tutto il diritto di gestire le loro attività commerciali, senza appunto che ci siano non soltanto, guardate, soprusi diretti, ma anche molto semplicemente la concorrenza dell'economia mafiosa. La mafia in Toscana ha messo radici da tempo, la storia del Cheu ce lo dimostra, ma non solo la storia del Cheu, perché il porto di Livorno, dove l'Andrangheta fa sbarcare la cocaina, la piazza di Firenze, dove anche in questi giorni ci sono stati degli arresti riferiti alla mafia albanese, le infiltrazioni mafiose dove nell'alberghiero, nella ristorazione, nella gestione dei magneti sul mare. De Gregori in una canzone di molti anni fa diceva: legalizzare la mafia sarà la regola del 2000. Ci siamo. Ci manca poco. No, forse ci siamo già. Rimaniamo ad Agliana. Qui il dibattito riguarda il termovalorizzatore di Montale. Siamo ormai a un passo dalle elezioni e ancora non si sa quale sarà il futuro dell'inceneritore. Chi propone la proroga, chi parla all'improvviso, all'ultimo momento, di rifiuti zero, di trovare altre soluzioni. Né con la proposta dei sindaci di Montale e di Quarrata, né con quella del sindaco di Agliana, il gruppo di opposizione del Partito Democratico nel Consiglio Comunale aglianese rifiuta sia la proposta dei compagni di partito Betti e Romiti di prorogare la gestione del termovalorizzatore di 3 anni e nel frattempo tempo in dire un referendum, sia quella di Menesperi di proseguire con l'attuale gestione per il tempo necessario ad arrivare ad una chiusura dell'impianto senza strascichi, soprattutto occupazionali. Noi come Partito Democratico diciamo ormai da tempo che dobbiamo superare l'incenerimento, se non ci sono altre soluzioni si va alla chiusura, basta ambiguità. Su questo il sindaco e il consigliere delegato Lerozzi continuano a girarci intorno, cercando di ributtare la palla dopo le elezioni, scherzando su un tema veramente, veramente importante e cercando con questo di sopravvivere. Noi siamo contrari a questo atteggiamento, chiarezza, noi siamo contrari al revamping, siamo per la chiusura e per il superamento dell'incenerimento, per andare
a soluzioni più sostenibili. Questa amministrazione per 5 anni ha gingillato, non ha fatto niente né sulla raccolta differenziata né sull'impianto, non sono credibili e quindi credo che i cittadini debbano avere contezza di questa situazione. Gli unici che hanno avuto una posizione credibile siamo noi del Partito Democratico, che lo diciamo da sempre ad Agliana, e non abbiamo cambiato idea. Dopo soprattutto le brutte notizie di inizio telegiornale, cerchiamo di ritrovare, se possibile, non sarà facile, un po' di sorriso. Andiamo in Piazza della Resistenza, dove ieri è stata recuperata l'ultima giornata di carnevale, del Carnevale dei Rioni di Pistoia, che era stato rinviato per il maltempo di 8 giorni fa. A che cosa sei mascherata? Da Biancaneve. E i 7 nani dove sono? Sono pezzi. A quando la candidatura a Papa? È ormai fine 2024, fine verso novembre-dicembre. Siamo la famiglia Unicorni. Questo è l'unicornino più bellino. Tantissimi grandi e piccini in maschera hanno salutato l'ultima giornata del Carnevale dei Rioni Pistoiesi, tra coriandoli, esibizioni di ballo, giochi e la sfilata dei carri. Vestita da cuoca. Un feeling dancing. Lui è una coccinella. Sono molti Spider-Man, sono molto contento. Con la Minnie. La Bella. E io sono la Bestia, sì. E il Cappuccetto Rosso. Jasmine. Peter Pan. È l'artefice dei vestiti di Uomo Ragno, Batman. La Bella e la Bestia, che altro, Jasmine e Frozen, la sorella Anna, ecco. Sì. Tutti personaggi, diciamo, principe e principesse. Quanto hai impiegato a farli? Allora, per quanto riguarda La Bella e la Bestia non mi sono bastati 3 mesi. Ancora carnevale, stavolta andiamo in montagna per l'atteso e molto partecipato Carnevale della Montagna. Anche quest'anno il Carnevale della Montagna è stato un gran successo. 5.000 persone hanno gremito la festosa piazza di San Marcello. Una moltitudine di colori, tutti diversi, ma simbolo di un fortissimo spirito di coesione. Che bel successo il comitato! I carri meravigliosi. Quest'anno i carri ci hanno veramente sorpreso, è stato spettacolare per qualità, per costumi, per allegria, per tutto. Il tocco, diciamo, in più è stata la giuria tecnica, che è stata molto partecipe, come si è visto sul palco, hanno ballato, si sono divertiti, e poi il voto quest'anno veramente è stato un voto tecnico. Hanno visto i dettagli particolari. È stata veramente una bella festa, è stato più difficile dal punto di vista della burocrazia con la commissione di pubblico spettacolo, che però ci ha garantito maggiore sicurezza. Dobbiamo ringraziare TVL, non è per piaggeria, ma per i servizi prima della sfilata e poi perché ci avevano anche proposto, purtroppo lo dico in diretta, non è stato poi possibile realizzare una diretta streaming, che però spero possa essere riproposta il prossimo anno, perché sarebbe veramente, veramente un grandissimo gesto e si potrebbe raggiungere capillarmente anche tutte le persone che non possono essere qui con noi a gioire e a festeggiare. Alla fine il titolo di miglior carro se l'è aggiudicato il paese di Maresca. Secondo Ponte Sestaione, terzo Spignana. Che soddisfazione per Maresca! Ci si merita, perché si è fatto un gran lavoro, una grande squadra, c'è della gente che negli anni si è affinata, si fa delle cose, dei dettagli che da altre parti non vedo, e poi quest'anno ci siamo meritato. Sarà belli, sarà molto belli.
Beh, sicuramente mi sbilancio io, cercheremo di coprire quel buco che è stato dovuto al rinvio della manifestazione, eravamo pronti per due domeniche fa, poi invece ieri abbiamo avuto dei problemi di palinsesto, ma cercheremo il prossimo anno di rifarci con la diretta, appunto. Di sicuro il nostro Carlo della Montagna, Carlo degli Innocenti, sta preparando un servizio speciale, ve lo proporremo nei prossimi giorni. Intanto andiamo a conoscere, a vedere la nuova idrovora che è stata donata alla Croce Rossa della Piana Pistoiese. È stata consegnata alla sezione della Piana Pistoiese della Croce Rossa Italiana una nuova idrovora acquistata da Banca Alta Toscana e Mutua Alta Toscana. Durante l'alluvione dello scorso novembre, infatti, l'idrovora in dotazione del comitato locale si è rotta e pertanto necessitava di essere sostituita. Un'idrovora è un'attrezzatura che serve per andare a pescare le acque dentro, per esempio, gli scantinati, e serve per pescarla da lì e buttarla all'esterno, da liberare quelli che possono essere eventuali allagamenti dentro le abitazioni, dentro garage, seminterrati. La Croce Rossa, la Protezione Civile aveva bruciato un'idrovora durante la nostra terribile alluvione di novembre e si è pensato insieme a Mutua Alta Toscana di ricomprarla, in modo che sia qui disponibile. Speriamo che non ce ne sia mai la necessità, però c'è, è moderna, funzionale. La caratteristica di questa idrovora è una 2800 litri al minuto, 37 metri di prevalenza, quindi di spinta, con un dislivello dai 4 ai 5 metri, ma la parte fondamentale, la caratteristica principale, è che permette un'aspirazione di corpi solidi fino a 40 mm, quindi la girante che ha all'interno fino a questo diametro, che poi sarebbe il diametro presente nel filtro, permette di frantumare questi corpi solidi di 40 mm, quindi permette sempre di lavorare, e questo è una parte essenziale negli ambienti urbani. Siamo stati vicini anche a comuni limitrofi, in particolare quello di Montemurlo, dove anche lì hanno avuto danni importanti. Siamo a questo punto a disposizione della cittadinanza anche per quanto riguarda i servizi della Mutua, e quindi un grazie importante anche alla Croce Rossa e al suo presidente. La sala del Consiglio Comunale di Montecatini ha ospitato la presentazione del libro di Fabrizia Miniati, L'angelo con le ruote. Il volume, dedicato al fratello gemello Luigi, scomparso alcuni anni fa, ha al centro l'esperienza e la vita di Fabrizia, segnata dalla distrofia muscolare. Il racconto segue infatti la sua storia dalla diagnosi ad oggi. Il libro, la cui presentazione è stata promossa dall'associazione La Forza di Nemo, impegnata proprio nella lotta alla malattia di cui soffre l'autrice, ha visto la presenza delle autorità locali, di Jacqueline Monica Magi dell'associazione Anna Maria Marino, che si batte contro la violenza sulle donne, di John Biagini, che alcuni anni fa è stato protagonista di un viaggio in bicicletta da Montecatini a Capo Nord e che è testimonial dell'associazione La Forza di Nemo. Io non sono la mia malattia, la forza di volontà ha permesso di scoprire una nuova dimensione della vita. Questo è il messaggio che ha inteso lanciare dalle pagine del libro in vendita alla libreria Vezzani di Montecatini e in altre della Val di Nievole proprio l'autrice. Parte del ricavato delle vendite andrà all'associazione La Forza di Nemo, che tra l'altro è sezione locale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Breve pausa, poi la pagina sportiva, poi torniamo noi con le ultime notizie.